anche se non è un asturiano, ma un tedesco. Allora, intanto dovrebbe esserci un ospite in studio, forse. Vediamo. Telefono. Dalla regia ci dicono tutto ok? Ciao, buonasera. Buonasera. Ah, sì, sì, eccolo. Il nostro ospite della serata, Bruno Pintur, sì, sì, è stato chiamato appositamente da noi per chiedere un parere da esperto. Per chiedere un parere da esperto. Valori visti in campo, abbiamo sicuramente delle novità. Vedere gente come Alonso, Schumacher, Vettel, Häkkinen non fa assolutamente ben sperare per la loro gara. Invece, a sorpresa, Rubens Barrichello può essere protagonista di una gara splendida. E possiamo anche dire che così le qualifiche sono andate discretamente bene, a parte qualche incidente, qualche piripiglia tra Rubens Barrichello e Michael Schumacher, si sono svolte nel migliore dei modi. Intanto una domanda. Mi dico. E noi sappiamo che lei è un grande tifoso, che segue molto la Formula 1, no? Tantissimo. È il mio sport preferito. Allora mi dica, mi faccia la domanda, la chiamata la sto pagando io, per favore mi faccia questa diamine di domanda. Vorrei vedere la gara, che Wombat sta andando abbastanza veloce. Allora mi dica un pronostico su questa gara. Perché possiamo dire? Perché noi sappiamo che, visto che in questo campionato c'è una macchina che si chiama Baggio, no? Grazie a Baggio non ha mai sbagliato il rigore in tutto. Fuori palla! Izzaghi! Che defiance! Purtroppo mi dica. Dovrei rispondere già a una domanda, aspetti. Allora, secondo me il pronostico è favorevole al Carolis. Il Carolis Zanardi, il mio cuore, batte rosso blu. Secondo me Zanardi farà un garrone. Chi è quel pazzo che ride che mi terrà per sempre? Beh, possiamo dire che comando... Ti odio. Chi è gente che ride? La posizione di rilievo Rubens Barrichello, Hamilton e Juan Pablo Montoya purtroppo non hanno, diciamo, possibilità, perché subiranno la riscossa di Sutti, Coulthard, Frentzen e anche di Felipe Massa. Sottolineare però che Barrichello può fare una bella gara, ottima prestazione, e un focus sui motori vorrei fare. Secondo me non ci saranno problemi di usura, nemmeno per i BMW, lo sento proprio da cuore. Detto questo, la sessione di warm-up si sta per completare, e degli altri due piloti in lotta per la vittoria, cosa ne pensa? Chi sarebbe, Robby Scorsi? Hamilton e Montoya. Hamilton, sì, grande pilota, sì, sì, però deve ancora maturare, deve dimostrare molto il suo valore. Purtroppo non lo vedo bene, secondo me sarà protagonista di qualche errore. Perché Montoya dimostra di essere molto veloce. Però ha problemi, non saprei se sono problemi di testa o di cuore. Secondo me sono problemi, basta. È un po' stupido, direi.
Va bene, grande pilota però, dai, l'anti-Schumacher. Ma vedi, Schumacher è lì dietro. E Zaghi, dove? Bene, direi che possiamo chiudere. La dobbiamo salutare, signor La ringrazio, la prossima così sarebbe sul divano con la mia birretta e la mia la prossima settimana vi invitiamo pure poltronieri, così fate una bella chiacchierata insieme. Io e poltronieri abbiamo un rapporto splendido. Va bene, grazie di questa intervista che avete concesso questa intervista tra 3 secondi la gara. Finisce il warm up. Ciao, buonasera a tutti. Addio. Allora riprendiamoci un po', perché Dio, bubù.